giorno importante perché devono far partire l'operazione che durerà anche 2 o 3 anni per creare la società di gestione dell'acqua, del servizio idrico, perché è sia l'acqua ma anche la depurazione. E quindi questo servizio ha un ambito, la regione ha deciso che il livello è quello provinciale, per cui deve essere una società provinciale, deve essere pubblica, sarà il 51% nominalmente in capo ai comuni, con la possibilità di avere un privato che verrà scelto tramite gara. Ovviamente si parla di A2A perché altri privati che ci sono in giro scompaiono, e quindi probabilmente si prepara l'entrata di A2A al 49%, e lo scenario fra un anno o due, se non succedono inconvenienti, è quello lì, insomma, ecco. Formalmente il 51% rimane in capo ai comuni. Dal punto di vista poi della gestione, sanno tutti la potenza che ha A2A nel condizionare anche le volontà. Quando si parla di soldi, i comuni non ne hanno e l'azienda ne dispone, quindi il comune più grosso della provincia di Brescia, che è il comune di Brescia, è l'unico che gode dei dividendi, e questa è una questione che ha fatto impazzire gli altri comuni. A questo punto il comune di Brescia non può agire contro una società dove ricava dividendi e poi ha un capitale notevolissimo a disposizione. A testimonianza di quanto si è sentito questo argomento, le osservazioni che anche oggi sono state mandate. È chiaro, oggi è l'ultimo giorno per le osservazioni, e il comitato per provinciali per l'acqua, che si sono ricostituiti dopo la grande battaglia del referendum di qualche anno fa, dove 26 milioni di persone hanno detto l'acqua deve essere pubblica, si sono ricostituiti e si è vista di nuovo dinamismo, sono battaglieri e hanno preparato le osservazioni per la provincia e l'ambito che devono procedere con gli accordi e così via. E queste osservazioni toccano tutti i punti che riguardano la garanzia per i cittadini di avere un servizio positivo che costi poco, che sia pubblico.